locale, dando possibilità appunto alla gente di non uscire a mezzanotte o a luna, ma apriamo alle 11 con un live tutte le sere di un'ora, con la possibilità appunto anche dei gruppi esordienti di Ravenna che si vogliono lanciare, quindi ci teniamo questa ora impresserata appunto per dare anche uno stimolo diverso locale, per non avere la solita serata discoteca, pure la discoteca, uno arriva in discoteca e punto e basta. Ecco. Locale diviso in due zone, sulla grande live commerciale house con un fine serata di musica italiana, un po' di musica da baracca, e una sala di sopra che ogni sabato diciamo abbiamo uno stile di musica diversa. Ci spostiamo dal rock all'afro, al metal, a delle serate pop, cioè comunque vogliamo, essendo l'unica discoteca vera e propria in città, se vogliamo dire città, comunque a pochi chilometri dalla città, dare possibilità a tutto il pubblico di Ravenna che ha comunque ama diverse tipologie di musica di venire al nostro locale. Senti, a parte le feste diciamo comandate, Halloween, il weekend dell'8 dicembre, ci saranno degli eventi che già avete programmato speciali? Allora, realmente no, perché comunque questo qui è il locale del continuativo, cioè il sabato discoteca Dolce Vita a Ravenna. I prefestivi più che altro rifaremo al BB King, che è una discoteca al mare dove comunque, per non fare sempre lo stesso locale, diamo anche un'impronta in un altro locale, un stabilimento balneare importante, che anche loro comunque sono aperti di sabato, hanno un pubblico però molto più grande. I ragazzi del Disco Ring fanno una serata, due serate al mese, però ripeto, questo è un pubblico totalmente diverso, un pubblico più grande, più maturo, mentre noi invece siamo un po' più sul giovane, specialmente sugli universitari. Anima gemella questa sera? Sì. Anche tu? No. Niente. Niente? Niente. Non so, potrebbe essere anche il mio intervistatore, buono, non lo so, dipende. Addirittura, addirittura. Dipende. Siamo alla prima serata del Dolce Vita, sei carica? Carichissima, serata apertura col botto. Come ti sembra il posto, la gente, la musica? Il posto è fantastico come sempre, gente carinissima, staff, il top, cioè Matti, non puoi sbagliare. Quindi diamo due dettagli tecnici, innanzitutto gli orari, prima parlavi dei concerti, a che ora inizieranno, e soprattutto le agevolazioni per gli universitari. Abbiamo allora apertura locale ore 23, dalle 23 a mezzanotte diamo l'agevolazione agli universitari che, se si presentano con il loro badge, avranno l'omaggio, e anche le donne. Diamo comunque un vantaggio anche alle donne, perché abbiamo notato che il locale, comunque, aprendo il locale alle 11, riprenderlo con donne che si vengono omaggio, sai, l'immagine anche maschile viene un po' più volentieri, dai, diciamo. E universitari, appunto, questa possibilità appunto di ingresso gratuito per un'ora, e gli daremo a questi universitari nell'arco dell'anno, nell'arco della stagione, poi siete voi i primi appunto a saperlo, delle serate extra anche proprio veramente in centro a Ravenna. Abbiamo creato un'associazione quest'anno nuova, appena nata, quindi i dettagli ancora non li sappiamo neanche noi, dobbiamo ancora focalizzarci un attimo anche sulle zone, con chi parlare, il tipo di serata da fare, ma le possibilità ci sono state date, quindi adesso cerchiamo di darci una mossa per organizzare il prima possibile questi eventi extra, diciamo. Sono soddisfacissimo. Verrò. Sì, continuerò. Molto. Sì,
mondo, 7%. Cosa? Improvvisiamo, 7%. Oddio! Quiz, come te la cavi in matematica? Non benissimo. Ah, si vede. È gigante. In realtà sono entrato adesso, però sono bravi, sono bravi. Io vengo, mi diverto, io mi diverto sempre qui. L'importante è che ci sia bella gente e compagnia, ci diverte sempre. È una bella serata, no? Tutto bene? Una bellissima serata. Sì. Come un cappelletto? Sì. 7% grammo. 14. Giusto, so. No, quanto so. Giusto. 7 più 7, no, 7%. Hai bevuto tanto quindi stasera? Un po'. Pensi di continuare? Certo, ovvio. Ma hai la macchina? No, io non ho la patente, ma va culo! Quindi... Avete in programma dei servizi navetta col centro di Ravenna? Assolutamente sì. È stata, fra virgolette, un po' dura anche l'anno scorso, però quest'anno dovremo concretizzare la cosa. Ci sta dando una grossa mano l'assessore alle politiche giovanili, la Valentina Morigi, su questa cosa qui, e grazie anche appunto diciamo, ai ragazzi del partito che... Comunque anche loro in primis, il locale comunque essendo anche loro, hanno piacere che abbia dei buoni servizi, specialmente per Ravenna Centro, perché sono pochi chilometri, ma c'è un po' di scomodità, ecco, diciamo che un servizio navetta dal centro alla Paradandrea, che sono le zone, anche Cinema City, che sono le zone un po' più vissute durante il weekend, vogliamo dargli un servizio completo. Quindi questa cosa qui, vi dico a breve, la concretizziamo al 100%.